Gigi, un successo importante, ci voleva un Grosseto che è partito un po' timoroso, l'Arcianese ha avuto anche un paio di occasioni, poi è cresciuto minuto dopo minuto e secondo me anche la fisicità a centrocampo che hai scelto ha portato i suoi frutti. È stata una partita tosta, una partita da due volti, dove il primo tempo loro con la loro pressione alta e loro non farci giocare ci hanno messo in difficoltà. Noi, come dicevano i tuoi colleghi, abbiamo fatto forse poco movimento senza palla e questo ci ha portato, per come siamo noi abituati, ad andare in difficoltà, ad essere sempre sotto pressione e non riuscire a creare, a parte qualche palla lunga dove abbiamo creato due o tre situazioni che Colli ha preso due calci di punizione al limite dell'area. Il secondo tempo, paradossalmente, siamo cresciuti a livello fisico, siamo cresciuti anche a livello tecnico, sembravamo quasi più tranquilli nel giocare. Quindi vuol dire che questi ragazzi hanno personalità e oggi hanno dimostrato che sanno soffrire tutti insieme e sanno colpire al momento giusto. Ovviamente le palle inattive sono, diciamo, per la fisicità che abbiamo, sono situazioni importanti che noi dobbiamo sfruttare al meglio, soprattutto quando magari giochiamo in campi piccoli, in campi dove è difficile magari poter esprimere un gioco corale e dove è difficile far punti, perché sono campi dove arriva il Grosseto e fanno tutti la partita della vita, ma è giusto così. Infatti loro devono affrontare questo campionato come fossero 30 finali, lo stanno facendo bene. Domenica scorsa con la prestazione, con le occasioni che però purtroppo non hanno portato punti, oggi con forse una prestazione magari a livello di gioco meno brillante, ma dal punto di vista tecnico più brillante dal punto di vista fisico, e penso che questi tre punti, anche con le 4-5 occasioni che abbiamo avuto secondo tempo e nonostante l'essere rimasti in 10, non ci hanno portato problemi nel subire. Sì, io ho visto anche meglio in crescita, a dire la verità, anche lo stesso Vegnaduzzo, contrariamente alle volte scorse, ha difeso diversi palloni, l'ha recuperati, quindi un approccio anche diverso nell'economia della squadra. E quello che a me è piaciuto, la reazione della squadra anche dopo aver non solo mancato il raddoppio, ma essere rimasta in 10, non si è mai disunita, non ha sofferto affatto, anzi non sembrava nemmeno che fosse appunto in 10. Sì, questo è merito loro, che hanno saputo ricompattarsi, si sono messi tutti dietro la linea della palla a soffrire, a cercare di gestire questo vantaggio, e anche in situazioni dove siamo ripartiti col possesso palla abbiamo fatto bene. Oggi ovvio che bisogna migliorare partita in partita, oggi e settimana scorsa magari a livello di gioco siamo sembrati più squadra, oggi lo siamo stati dal punto di vista caratteriale e fisico. Senti, un'ultima cosa, il cambio che avevi, io dicevo in cronaca, quello di Salvestroni per Cole mi sembra, e l'arretramento in difesa di Gorelli era previsto, poi probabilmente l'espulsione ti ha fatto fare per forza anticipatamente la cosa? No, non era previsto, perché Mesinovic ci ha sofferto il primo tempo, il numero 9 l'ha sofferto un po', che è il giocatore che mi ha impressionato più di loro, proteggeva bene palla e lui col fisico che ha pensava magari di poter fare un sorboccone, ma bisogna anche a volte ragionare, cercare di capire che ci sono anche avversari attaccanti più bravi di noi, e quindi bisogna ragionare. Lui purtroppo ha speso una munizione nel primo tempo, il secondo tempo stava gestendo abbastanza bene, l'espulsione dal mio punto di vista non c'era perché è stata un'ostruzione, non è stata una gomitata come ha inteso l'arbitro, però dopo la soluzione di portare gol dietro è stata, penso, abbastanza automatica. Continuiamo così a questo punto? Dobbiamo continuare così e dobbiamo migliorare anche, perché essere cinici anche nell'occasione del tiro di Colli, lì bisogna chiudere la partita 2-0 e senza avere troppe sofferenze, perché basta una palla inattiva, basta una palla deviata che si rischia di vanificare tutto. Grazie mille.